Facciamo una croce, cominciamo. Buongiorno. All'epoca mi ricordo ci sono state ore e ore qua a pensare se farla qua alla piazza di Ginevra. Cosa vi voglio dire? Sono molto contento di essere qui stasera, perché è vero che Cefalù è sempre stato per me un luogo, un luogo amico, anche se non lo frequento spessissimo, da ragazzo ci venivo più spesso, poi io quando sono andato via insomma ci sono tornato poche volte, però ho un ricordo particolare perché il primo Ciak di Nuovo Cinema Paradiso è stato battuto qui a Cefalù. Al teatro comunale, che all'epoca era chiuso da tempo, non funzionava più. No, non era chiuso, era aperto. Io portai un proiettore. Io ho una fotografia. Però mi avevano, in un'epoca in cui mi avevano spiegato che precedentemente era stata attrezzata la proiezione e lì era stato chiuso. Sì. Ma quando sono venuto io, questo pezzo di tramezzo era già aperto. E non c'era più. E non c'era più neanche il proiettore, c'erano solo dei resti dell'impianto dei cavi. Delle cose. Sì, sì. Il proiettore che si vede nel film lo portammo noi. Ma qui c'è un proiettore che somiglia al proiettore, lo faccio vedere. Non lo faccio vedere, che forse è quello. Se fosse quello, io l'ho fatto mettere in un posto parte, io lo riconosco se l'hai fatto vedere. Sì, è messo dentro le mura megalitiche. Comunque il primo Ciak del film è stato girato là sopra. Come c'è quello che la signora che sta fotografando. La macchina da presa era messa lì. E c'era Enzo Cannavale. Che fai? Vai presto, sbrigati, su, avanti, accendi il carbone, su, un momento, vai presto, guarda che la gente sta protestando. Facete schifo, facete, silenzio! Comunque è bellissimo, avete fatto una foto bella. Io ricordo il primo Ciak di tutti i miei film, ecco. La prima inquadratura girata di un film è quella che ricordo. Non ricordo mai l'ultima. Ecco, di ogni mio film non ricordo qual è l'ultima che ho girato, la prima sempre. Ecco, la prima di Nuovo Cinema Paradiso è stata girata qua. Vabbè, calmatevi! Calmatevi! Mi fate dire una parola! Facciamo una cosa, vi faccio vedere il primo tempo un'altra volta! No, volevo! Ma voi che volete? Lo vogliamo sapere come va a finire! Però un ricordo bellissimo della sequenza dell'arena. È fatta al molo, che fu costruita due volte perché prima che cominciassero le riprese lo scirocco la portò via, abbiamo dovuto ricostruirla due volte. Biglietto alla mano.
c'era un telefono pubblico. Qua c'era un telefono pubblico, sì. Io telefonavo con Custardi per il sì che dovevamo proiettare all'arena, che doveva essere forte. I 10 comandamenti. Lì. Invece fu Ulisse di Camerini. Il film saresti già finito. Dissolvenza e via, un bel temporale. Sarebbe bello, eh? Mischa! Quando ho girato Nuovo Cinema Paradiso, che ho cominciato qua, voi dovete sapere che nella scena dell'arena non doveva esserci questo. Non mi dire doveva esserci, dovevano esserci i 10 comandamenti di Cecil B. DeMille. È incredibile, guarda. Il giorno prima di girare mi chiama Cristaldi, io ero in quel baretto dove ci siamo fermati prima, che c'era il telefono a gettoni, e mi disse: guarda, io avevo già la pizza io dei 10 comandamenti, volevo mettere la scena quando si apre il mare. Perché mi piaceva l'idea che lì si apriva il mare, lì c'era tutto sul mare con le barche. Mi chiamò 2 ore dopo, mi disse: nel mio archivio della Lux, perché la Lux poi fu acquisita da Cristaldi, sì, c'è Ulisse di Camerile, va bene, disse, mi va bene, sì, che scena vuoi? Quella di Ulisse del Polifemo, no, durante la notte mi fece stampare il pezzo, un autista da Roma arrivò all'arena dove io avevo costruito l'arena un'ora prima di girare. Ho un ricordo molto simpatico, affettuoso, delle comparse, della gente di Cefalù, della collaborazione, insomma fu un inizio molto, molto, un inizio molto coccolato, se vogliamo, insomma. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Qualunque cosa farai, amala. Come amavi la cabina del paradiso. Quel Neri Picciretto. Già partito! No, no! Addio! È un argomento che riguarda tutti i siciliani che se ne vanno, perché i siciliani che se ne vanno poi gira di gira parlano solo di quello, ritornano, ci sbattono la testa sulla Sicilia prima o poi, sempre.